È stata la prima prova di scrittura, soprattutto per un futuro che spero verrà di lavoro in questo campo, nella televisione, nel cinema, e quindi mi sono buttata in questa avventura, ci ho provato, ho scritto senza avere nessuna pretesa e sono contenta di esserci riuscita. Io ho scritto solamente per la passione e per gettar via tutte le emozioni che provavo e anche io non mi aspettavo di vincere addirittura, anzi avevo perso totalmente le speranze e invece sono qua e non ho parole per descrivere l'emozione che posso provare, davvero. Far emergere dalla penna dei giovani un soggetto da produrre per il cinema o la televisione. L'idea, semplice quanto innovativa, venne l'anno scorso al regista Roberto Faenza, colpito dall'entusiasmo e dalla partecipazione di 400 ragazzi che riempivano il cinema Pierrot di Ponticelli. Ed oggi, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, il concorso letterario Lo Schermo e le Emozioni ha presentato i risultati della seconda edizione. Devo dire che questa seconda edizione del premio mi ha colpito per la capacità narrativa dei ragazzi che hanno mandato i soggetti, soprattutto per la capacità, direi anche letteraria, per la loro scrittura, il che è un fatto positivo e contraddice anche l'idea che noi abbiamo che gli studenti siano poco interessati a scrivere nell'era di internet e del digitale. Invece, almeno questa volta hanno dato prova di una capacità di scrittura veramente, direi, non da studenti, quasi da scrittori veri. Quest'anno la partecipazione si è estesa ad istituti superiori di tutta Italia. Sempre a cura dell'Arcimovie, l'ente di promozione cinematografica attivo da 25 anni, ed in collaborazione con Cinemonitor, Jean Vigo Italia, Fondazione Premio Napoli e Comune di Napoli. Continua l'attività dell'Arci con le scuole, col territorio, anche con i nomi importanti del cinema, perché questa mattina abbiamo qui oltre 400 studenti per questa seconda edizione di questo premio importante che facciamo con Roberto Faenza e che ci vede ancora una volta in prima fila per difendere il cinema, difendere l'alfabetizzazione al cinema, e una materia che non c'è ancora nelle scuole, non c'è ancora nel curriculum e che credo abbia dignità per diventare una cosa importante tra gli studenti. Incide fortemente sulla consapevolezza che i ragazzi hanno che dietro un buon cinema e dietro una buona fiction c'è sempre una buona storia e quindi c'è letteratura, c'è un immaginario letterario che si rinnova nelle forme ma che resta sostanzialmente basato sulla capacità sia di scrivere sia di mettere le emozioni in campo, in scena.